Al matrimonio dei coniugi Beckham, Victoria e David, c'era del figlio Brooklyn, c'erano 500 invitati. È stato un matrimonio molto esclusivo, blindato e commentato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, la quale ha fatto le sue osservazioni su tutti gli abiti degli invitati. Victoria Beckham è stata un pochino criticata perché per il suo abito sottoveste, insomma, che non era molto indicato per la madre della sposa, era un abito sottoveste in grigio perla, di seta, molto scollato, insomma, con la schiena nuda. Comunque la sua figura esile e ancora perfetta lo ha valorizzato ed era una sua creazione, così come tanti abiti delle invitate che erano tutte sue creazioni, perché Victoria Beckham, dopo quello che sembrava un capriccio come stilista, è diventata una vera e propria professione, non proprio redditizia perché purtroppo l'azienda non è andata molto bene, tant'è vero che il marito si era lamentato pubblicamente di essere stanco di coprire gli ammanchi di questa azienda, sempre in rosso, sempre insomma in affondo, sempre in cattive acque, anche perché il mondo della moda, insomma, ha avuto un periodo di crisi, di grossa crisi. Poi adesso con il Covid le aziende non hanno lavorato tantissimo, per cui insomma il settore moda è quello più penalizzato, anche se poi le sfilate sono bellissime, fastose, sono sempre molto, molto colorate, molto lussuose, diciamo, all'insegna del lusso, però insomma il settore sappiamo tutti che è in crisi e Victoria Beckham con la sua azienda non ha certo brillato e quindi con questo matrimonio probabilmente cerca di un rilancio in scala mondiale. Perché effettivamente i suoi vestiti sono carini, 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 però sono dei modelli un po' intanto sul filo di Armani, che è sempre quelle sottovestine con le spalline sottilissime, insomma, l'abbiamo visto e rivisto su Michelle Pfeiffer, per esempio. L'abbiamo visto in tante occasioni, ecco, perché è lo stile inconfondibile di Armani, quindi insomma andare a copiare, eccetera, non è che è una stilista un po' così sui generis, perché copia chiaramente, copia, e quindi lo dimostra certo, lei ha il nome, per cui viene seguita, gli si dà credito fino a un certo punto, perché poi gli abiti sono molto costosi e se lo possono permettere in pochi, poi allora uno dice: piuttosto che Victoria Beckham, preferisco un Armani perché devo andare. Però, insomma, nel loro cerchio, nel loro giro, fra le star, così ci si dà una mano, io ti do una cosa a te, tu me la dai a me. E insomma, poi si fa un giro e quindi un giro di stile, si crea uno stile copiato. Comunque, insomma, loro fanno i loro giochi, hanno soldi, se lo possono permettere, sono creativi fino a un certo punto e quindi si possono permettere di copiare, di uscire col loro marchio. Poi c'è chi ci crede, c'è chi ci casca, c'è chi è logico, anche Paul Newman con la sua insalata che aveva, che poi era aceto, olio aceto, e poi c'era una salsina, insomma, fatta di capperi, mi sembra, e quindi un pizzico di capperi, la sua salsina col suo nome aveva
aveva spopolato. Perché? Perché il marchio, il nome della star, Victoria Beckham è una star, più che una stilista, è una grande star, quindi avendo sposato Beckham, insomma, lei... In Italia, per esempio, le conduttrici, cioè le veline che sposano i calciatori, mettono sulla boutique oppure fanno il loro spot pubblicitario, oppure fanno qualche stacchetto a Striscia la Notizia. Invece Victoria Beckham si è dato alla moda perché è sempre stata la sua passione. Questo matrimonio è stato molto... molto esclusivo, molto chiacchierato perché appunto nessuno poteva, solo pochi eletti sono potuti entrare. E però questo matrimonio mancava di qualcosa, mancava della ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta era rappresentata dalla coppia Meghan ed Harry. I quali invece che sono sempre stati molto amici di Victoria soprattutto, perché sono stati coniugi Beckham, sono stati invitati al loro matrimonio, lei era tutta in blu e quindi... Sono stati, anzi, pare che siano stati proprio loro a invogliare Harry e Meghan ad emigrare dal Canada dove si erano trasferiti in California. Infatti avevano preso una villa vicino ai Beckham, era quasi uguale, poi dopo invece si sono trasferiti a Montecito. E quindi, insomma, però c'era questa... Sono sempre stati grandi amici ed è curioso che non siano apparsi al matrimonio, che sarebbe stato la ciliegina appunto sulla torta, perché insomma sono ancora molto popolari, anche se sembra che siano, non si sa per quale motivo se abbiano declinato l'invito o se non siano stati invitati, però non si sa perché ultimamente... Sia Harry che Meghan, la coppia reale dei duchi di Sussex, non compaiono molto in pubblico, non si sa perché, forse si dice che siano un po' in crisi, probabilmente vogliono solo godere la loro privacy, la loro vita familiare con la loro bellissima villa, probabilmente questo. Poi infatti hanno chiuso completamente con la casa reale, tant'è vero che non andranno ai festeggiamenti del giubileo, non sono stati invitati e quando anche fossero invitati non si sa se ci andranno. E quindi la rottura è definitiva, insomma, è molto, molto forte, molto drastica e pare che sia definitiva. Però adesso si sono un po' sfilati da tutti gli eventi mondani. Anche per esempio Meghan poteva benissimo brillare agli Oscar, anche lì ha disertato dei grandi eventi nella quale poteva addirittura mettere in ombra Kate, che in quel periodo era nel tour come si dice in America, alle Hawaii, insomma, ai Caraibi, cioè il tour caraibico dove ha trionfato, ha trionfato lei personalmente, sia lei che William in coppia, però anche se poi non è stato proficuo perché tutti vogliono, quei paesi del Commonwealth vogliono la loro indipendenza. E comunque niente, no, era un'occasione per mettersi lei che Meghan soprattutto è sempre stata molto, molto brava a uscire nei momenti clou per mettere in ombra qualcuno. Lo ha fatto anche al matrimonio di Eugenia, la figlia di Andrea, la quale l'aveva invitata al matrimonio e lei aveva annunciato di essere incinta.
e quindi gli aveva tolto la scena. Insomma, lei è bravissima a togliere la scena e non si sa come mai non sia apparsa in questo evento nella quale poteva essere insomma, la reginetta della festa ancora una volta. E ci saranno degli sviluppi sicuramente, è qualcosa bolle in pentola perché questa uscita di scena dei coniugi Harry e Meghan è molto sospetta, quindi qualcosa c'è sotto. Vedremo poi il gossip come si scatenerà, eccetera, eccetera. E comunque il matrimonio, appunto, loro questa bellissima torta, a questa bellissima torta mancava la ciliegina. Purtroppo non tutte le torte riescono con la ciliegina giusta, che una ciliegia tira l'altra, quindi insomma l'evento sarebbe stato molto, una cosa molto, molto importante è che si spera comunque che la crisi di Victoria Beckham venga superata, la crisi della sua azienda, che venga superata anche perché poi tutti i fornitori, tutti quelli che hanno fornito per conto terzi, insomma, come conto terzi hanno fornito le materie prime, i materiali, eccetera, eccetera, e si spera che vengano regolarmente pagati perché, insomma, d'altra parte, quando uno ha sposato David Beckham, qualsiasi buco verrà coperto.